Venerdì si è tenuto all'interno del Teatro Traetta il concerto di Natale dell'Orchestra Sociale Musica in Gioco, composto da bambini e ragazzi di Bitonto, Mariotto e Palombaio. Il progetto coinvolge su iniziativa dell'assessorato Welfare 120 alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado del centro urbano e delle frazioni. L'iniziativa punta a favorire l'inclusione sociale e prevenire problematiche quali disagio, dispersione scolastica e bullismo. Al suo secondo anno, il progetto ha preso in carico bambini e ragazzi con problematiche sociali di varia natura, dai disagi socio-economici a quello familiare alla disabilità, ma anche minori con difficoltà di accesso economico ai corsi musicali privati. Il programma del concerto ha proposto brani tradizionali natalizi e la fiaba musicale Il colore dei suoni, con testi e musiche sulla solidarietà e sull'accoglienza, curati da Andrea Gargiulo. Ai nostri microfoni. Dunque, è uno spettacolo particolare perché è il frutto di pochissimi mesi di lavoro di un gruppo di ragazzi che hanno iniziato a studiare strumenti classici orchestrali pochi mesi fa, alcuni a ottobre, altri a marzo. E, è un, insomma, un collage tra alcuni brani originali e altri brani natalizi che appunto dedichiamo alla cittadinanza e soprattutto a questi bambini speciali. Tra loro ci sono bambini con diverse abilità, bambini con problematiche sociali, ma soprattutto bambini che hanno tanta voglia di divertirsi e divertirci. Il progetto nasce con un'ispirazione al Venezuela, è il sistema di José Antonio Abreu e appunto è stato portato qui a Bitonto da Musica in Gioco grazie all'amministrazione comunale che l'ha sostenuto. C'è questa seconda restituzione, la prima è stata fatta il 25 giugno. Ragazzi già suonarono benissimo e stasera speriamo bene.